Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di replay. Inizia la settimana che ci porta alla ripresa del campionato di Serie B. Dopo la sosta di ieri si tornerà a giocare all'Adriatico domenica alle ore 15 contro la Cremonese. Le attenzioni sono rivolte però al calciomercato che si chiuderà lunedì 1 febbraio alle ore 20, quindi mancano 22 giorni. Un calciomercato però che non sta richiamando la grossa attenzione dei tifosi, è definito un po' il mercato dei desideri perché tutte le squadre vorrebbero modellare i propri organici, ma di liquidità ce n'è ben poco. Saluto in studio Andrea Costantini, buonasera Andrea, questa sera non ci sono posticipi in Serie B. Assolutamente no, si tornerà a giocare chiaramente nel prossimo fine settimana. Allora, poi ci darai gli aggiornamenti e sulla situazione della squadra che ha ripreso gli allenamenti in giornata e anche sulle novità di mercato. Vado a salutare i primi ospiti in piattaforma, Antonio De Leonardis, buonasera Antonio, ben rivisto. Buonasera. Saluto Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te Enrico. E un ben ritrovato al collega Paolo Renzetti, buonasera Paolo. Buonasera, buonasera, grazie Enrico. Va anche al nostro amico Francesco Di Francesco che è convalescente, tornerà in pista al più presto, quindi un grosso abbraccio da parte di tutti noi. Gli argomenti che tratteremo questa sera sono relativi dunque al mercato e anche alla situazione della squadra in vista della prossima gara casalinga con la Cremonese. Cremonese che ha cambiato allenatore, c'è ora Fabio Pecchia al posto di Bisoli. Dicevamo in apertura, 22 giorni alla chiusura del mercato. Andrea, i nomi sono sempre gli stessi, ormai le voci che circolano sono quasi sempre uguali tutti i giorni. C'è qualche novità in particolare? Anche la Cremonese credo che abbia perfezionato qualche accordo. Assolutamente sì, intanto la Cremonese ha un nuovo portiere, si tratta del giovane prospetto Carnesecchi che è stato già avversario del Pescara quando lo scorso anno ha indossato la maglia del Trapani, dunque Carnesecchi è il nuovo portiere e in arrivo anche un nuovo centrocampista, un altro grosso colpo della società grigiorossa perché è in arrivo Paolo Bartolomei dallo Spezia. Sul fronte Pescara chiaramente sempre l'attaccante, il ruolo che viene maggiormente monitorato, tanti i nomi ma al momento non c'è alcuna ufficializzazione e da quello che riusciamo a capire passerà ancora del tempo. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di Pietro Riemmello che è un po' l'obiettivo reale del Pescara, anche sfruttando i buoni uffici tra il presidente Daniele Sebastiani e il patron dei Sanniti del Benevento Vigorito. Sappiamo che il giocatore Riemmello è al Las Palmas in prestito in Spagna, in seconda divisione, vorrebbe chiudere questa esperienza, ma l'operazione non è semplice da approntare. Poi ci sono i nomi di Adriano Montalto del Bari che però ha un contratto fino a giugno 2022, ci sono Ciofani e Ceravolo, ma qui la situazione è complicata dal fatto che la prossima partita è contro la Cremonese e prima di quella data, cioè prima di domenica, la Cremonese non vaglierà l'ipotesi di poter cedere al Pescara uno dei suoi due assi per poi trovarseli contro o l'uno o l'altro. Abbiamo parlato nei giorni scorsi anche di Sebastiano Esposito, ma il ragazzo a tutt'oggi è ancora nell'organico della SPAL, dunque non c'è ancora stata la risoluzione del prestito e poi su Sebastiano Esposito ci sono anche altri club come il Brescia e la Regina. Insomma, tanti nomi ma per ora non si è andati a concretizzazione alcuna. Chiudo con la difesa perché si parla tanto di Brosco che è in scadenza dall'Ascoli, ma non è una trattativa semplice anche questa ed è ulteriormente difficile la trattativa per Caleb Ocoli, giocatore dell'Atalanta in prestito alla SPAL. La SPAL ha fatto uscire Salamon nelle ultime ore, è andato in Polonia al Lech Poznan, dunque prima di far uscire anche Ocoli la SPAL dovrà trovare un rimpiazzo e poi si parlerà dell'eventuale risoluzione del prestito di Ocoli e poi Ocoli sarà libero di andare dove vuole previo accordo con l'Atalanta. A te. E poi c'è questa emergenza in difesa per gli infortuni, ricordiamo le precarie condizioni di Bocchetti e Balzano e anche la di Scognamiglia. Vorrei chiedere subito agli amici collegati, Totò, domenica riprende il campionato, c'è la Cremonese che arriva all'Adriatico, è ovvio che questo mercato è un po' diverso da tutti gli altri per tutte le società perché vediamo che anche Milan, Inter e Juventus probabilmente faranno solo degli scambi, una difficoltà in più quindi per il Pescara, Totò. Ma sì, il tema principale è proprio questo, perché interessa tutto il movimento, dalla Serie A alla Serie B,
se non può, se non, se decide una società come l'Inter, la Juve, di non fare acquisti, voglio dire, qui si tratta di emergenza ed è ancora più difficile, perché arriva in un momento in cui, insomma, qui tra l'altro il problema è Pescara, non è che un'automobile da portare al carrozziere e trovare i pezzi di ricambio e poi la macchina viene come nuova. Qui si tratta di trovare giocatori anche pronti subito, soprattutto tra il prezzo, che ovviamente è la cosa principale, e il fatto di avere la disponibilità di giocatori che appunto sono nella piena condizione per iniziare immediatamente a rendersi utile. Voglio dire, questo credo che sia la cosa principale, il problema più grosso, non solo del Pescara ma credo anche delle altre società, però a noi interessa il Pescara. È chiaro che questo Pescara ha bisogno di inserimenti, di rinnovare questa squadra, di ritoccarla nei settori che del resto, insomma, oramai abbiamo ripetuto più e più volte, è la realtà quella. Quindi si tratta di trovare tre o quattro giocatori e anche di sfoltire la rosa. Questo lo vedo come quasi un'impresa titanica. Sì, e poi nel corso di questa trasmissione cercheremo di sentire anche alcuni addetti ai lavori per queste trattative che stentano un po' a decollare per tutti. Ecco, la priorità vorrei chiedere a Riccardo Klinko, qual è attualmente per il Pescara? Subito il difensore o subito l'attaccante, Riccardo? Beh, l'attaccante, perché le condizioni di Asensio ancora non sono ben chiare e non possiamo avere solamente un attaccante di ruolo, assolutamente bisogna prendere un rincalzo o un giocatore che arriva e possa giocare. Capisco che è difficile, capisco che questo mercato di gennaio è molto complicato per tutti, mi allineo a quello che ha detto Totò: se le grandi squadre hanno difficoltà, figurati le piccoline, cioè se la difficoltà alla fine è che ci sono pochi soldi, un po' per tutti, perché non hanno gli incassi degli spettatori, i guai finanziari, un po' società fanno fatica e quindi tenderanno chiaramente a risparmiare e a fare più scambi. E poi devo dire che la nostra rosa è molto ampia, noi è vero dobbiamo fare acquisti, ma dobbiamo prima cercare anche di monetizzare vendendo o scambiando i giocatori che abbiamo in più, perché sono veramente tanti, sono molto giovani, hanno bisogno anche di giocare. Purtroppo però nel mondo del calcio le squadre sono sempre le stesse, il numero è sempre quello e non è che si possono inventare più di tanto gli spazi per le persone. Però noi dobbiamo obbligatoriamente andare a cercare l'attaccante e, visto le condizioni attualmente della difesa, anche un difensore centrale non sarebbe male, visto che purtroppo siamo falcidiati ogni anno e questo è il terzo anno consecutivo che in difesa noi abbiamo veramente tantissimi infortuni. Sì, vorrei sentire Paolo Renzetti, il nostro collaboratore, anche corrispondente ANSA. Ecco, tu spesso, Paolo, sei in contatto con i dirigenti. Domenica c'è la Cremonese, c'è questa emergenza in difesa, diciamo, per gli infortuni, per le squalifiche. Quindi è difficile che arrivi il difensore per questa partita. Sì, io credo che in questo momento le priorità si siano un po' ribaltate, Enrico. Ad oggi, secondo me, la priorità diventa quella di un difensore, proprio alla luce della gara di domenica con la Cremonese, ma anche delle prossime, perché vorrei ricordare il calendario del Pescara, che prevede dopo la gara di Cremona altre tre partite, di cui due in trasferta. Voglio dire, il Pescara ha un calendario in salita già da domenica, perché quello di domenica è l'ennesimo scontro diretto da non fallire, così come è stato a Reggio Emilia. Il Pescara si presenta con una difesa praticamente ridotta non ai minimi termini, ma di più. Dobbiamo sperare che da oggi a domenica non accada più nulla, perché altrimenti non ci saranno neanche due centrali da far giocare. Io credo che a questo punto Breda stia anche pensando di cambiare forse il modulo, perché con due soli centrali e con Balzano, che non è nelle migliori condizioni, potrebbe decidere di passare al 4-3-2-1, perché è chiaro che in questo momento pensare di giocare con la difesa a tre, non avendo
tre centrali, perché tra l'altro Balzano è un giocatore adattato, Chiarusischi non è un centrale di ruolo e Gut è un giocatore sicuramente in crescita, ma che lo scorso anno giocava nella primavera dell'Atalanta, voglio dire, è un azzardo pensare di poter giocare con una difesa a tre la gara di domenica, che è una gara importantissima con la Cremonese. Quindi io mi augurerei, ma è complicato, che prima di domenica arrivasse un difensore centrale. È vero che il Pescara ha solo un vero e proprio attaccante di ruolo che è Seter, ma le notizie degli ultimi giorni ci dicono che Seter sta sicuramente meglio rispetto a qualche settimana fa e dunque dovrebbe essere regolarmente al suo posto nel match con la Cremonese. Ma per quanto riguarda la difesa, che ricordo è numeri alla mano una purtroppo delle peggiori del campionato, io mi augurerei già nelle prossime ore l'arrivo di un difensore centrale, perché è un'emergenza nell'emergenza. Allora Totò, dicevamo, è un mercato diverso dalle altre stagioni, cosa conta in questo momento? Contano più le che la liquidità? Ma no, io credo che serva soprattutto il mestiere, cioè la capacità di gestire, perché voglio dire, adesso questi giorni abbiamo letto per 2-3 settimane questi soliti nomi, Ceravolo, Dionisi, voglio dire, che sono quelli che leggevamo pure l'anno scorso. Nel frattempo, che so, Ceravolo ha fatto 2 gol in 2 campionati finora, voglio dire, quindi sì, è un bel nome, però il problema è veramente cercare di capire quali sono, cioè, la capacità della società e di chi ha questa capacità di vedere i giocatori, di capire, di avere questi contatti. Che so, si parla molto di questo Okoli. Io mi auguro appunto che ci sia stata un'operazione di scouting che possa far capire, perché Okoli ha fatto una sola presenza, no? Mi vai Atalanta, cioè di capire il giocatore da prendere. Può essere, nonostante sia giovanissimo, vuol dire probabilmente può essere, cioè, come quando hai preso Bettella o anche due anni fa, o anche Zappa, cioè hai preso i giocatori giovani, però che, sui quali avevi certe garanzie. Quindi vedo che la difficoltà maggiore è proprio questa, e questa difficoltà credo che sia soprattutto per quanto riguarda l'attaccante. Lì è ancora più difficile trovare l'attaccante giusto, che sia anche pronto subito. Ripeto, insomma, questi che girano adesso, lo stesso Montatto, cioè tutti i giocatori che non stanno giocando. Senti Totò, lo chiedo un po' a tutti, in questi giorni si sta parlando molto anche di Machin, siete d'accordo voi sul ritorno di questo giocatore che poi è stato ceduto al Monza? Totò, iniziamo da te. Ma sì, io credo che tecnicamente non è da discutere, e soprattutto in quel ruolo credo che Pescara ne abbia necessità. L'anno scorso, prima che andasse via, la coppia dei due trequartisti di Machine Galano funzionava, e come funzionava. Sicuramente è un giocatore di qualità, bisogna vedere anche magari come ci viene, però diciamo al momento se riuscisse ad avere, secondo me, la possibilità di riprendere Machine, sarebbe un'occasione a mio avviso molto utile a questa squadra, che le difficoltà maggiori appunto le ha in attacco e in difesa per via delle tante assenze. Riccardo e Paolo, siete d'accordo? Riccardo? Ma guarda, io ti dico la verità, a me le minestre riscaldate non sono mai piaciute nel mondo del calcio, però devo dirti che Machine a livello di tecnica e di classe ne ha da vendere, è un giocatore che è molto bravo, ci serve sicuramente. Se torna con una testa diversa e vuole stare qua a Pescara a giocare per noi, ben venga. Ecco, l'unica cosa che deve tornare motivato, perché Pescara ha bisogno di persone che hanno voglia e soprattutto anche che portino alta la motivazione allo spogliatoio. Non abbiamo bisogno di gente che viene qua a svernare ed aspettare giugno per andare da un'altra parte. Questo è il mio pensiero. Paolo? Beh, certo, Machin è un giocatore che non si discute per la categoria. Se tornerà, come mi auguro, a Pescara, il giocatore che abbiamo visto a Pescara, è sicuramente, voglio dire, auspicabile il ritorno di Machin. Se dovesse tornare il giocatore che abbiamo visto quest'anno nel Monza e ha giocato poco e non benissimo, è chiaro che, voglio dire, non sarebbe proprio un grandissimo affare. E poi mi ricollego anche a quello che diceva Riccardo.
non è piaciuto molto il modo in cui Machin andò via da Pescara. Io mi auguro che se dovesse tornare riesca anche a farsi perdonare il fatto, insomma, di essere andato via un po' in un modo non bellissimo, insomma, in quel momento. Probabilmente è chiaro che le sirene di mercato, quando chiama una società come il Monza, in questo caso è difficile dire no, però probabilmente non è piaciuto molto il modo in cui Machin ha deciso, ecco, di lasciare Pescara. Poi, con l'eventuale arrivo di Machin, cosa cambierebbe lì davanti? Perché si dovrebbe modificare un po' l'assetto offensivo, si potrebbe rinunciare a Galano, cosa potrebbe succedere? Totò? Ah, sì, voglio dire, credo che dovrebbe cambiare comunque qualcosa, soprattutto nella fase offensiva, perché è vero, cioè, Breda ha scelto questo modulo, però abbiamo visto pure quali sono le carenze con questo modulo, nel senso che Pescara davanti combina poco, quindi, cioè, voler cambiare la squadra, se riesce a rinforzarla, cioè ad avere maggiori soluzioni, credo che cambiare modulo non sia la fine del mondo, anzi. Cioè, giocare con due trequartisti alla spalla della punta, oppure con le due punte quando serve, anche, insomma, voglio dire, una cosa che può essere anche molto, molto utile. Si tratta veramente di gestire anche adesso, prima sentivo Paolo che per la partita con la Cremonese via la necessità, siccome non si hanno difensori disponibili, c'è la possibilità che si cambi modulo. Ebbene sì, ebbene, voglio dire, proprio quello che uno potrebbe fare in questo momento, anzi dovrebbe fare, quindi avere una squadra che abbia questa capacità anche di rinforzarla anche sul piano mentale, voglio dire, perché avere una squadra che abbia maggiore peso in fase offensiva sicuramente aiuta anche il resto della squadra. Riccardo e Paolo, su queste eventuali varianti che si proporrebbero per Breda, cioè Galano, Machin, perché poi qualcuno parla anche di probabile, questo però, queste sono sirene da Bari, partenza di Galano. Il Pescara ha sempre smentito che ci sia stato un interessamento, però da Bari insistono col dire che Galano è un obiettivo della società pugliese. Guarda, io ti dico la verità, se prendiamo Machin e lo mettiamo a fare la mezza punta con Galano e davanti Setter, diventiamo competitivi. Se inizia a togliere Galano e mettere Machin, alla fine cambia veramente poco, nel senso che a questo punto rimane lo stesso schema di gioco, mentre io confido il fatto che se viene Machin, una destra e una sinistra, con il mezzo Setter, diventa una squadra un po' più offensiva e onestamente mi piace di più, sempre messo che arrivi Machin. La partenza di Galano, ti dico la verità, io spero di no, perché Galano è un personaggio che ha degli ottimi piedi, motivato bene, trovata la sua forma, spero che il giocatore dia quello che ha sempre dato, tra l'altro anche nella prima parte del campionato l'anno scorso, cioè il giocatore l'abbiamo visto, secondo me è una questione di motivazione, di forma, però è indiscutibile il suo valore. Paolo, non rinunceresti a... Sì, Totò, dimmi. No, volevo dire, siccome stiamo parlando dei ritorni, anche della necessità di avere una punta che dia garanzie, io non capisco perché non ci sia, non so qual è la situazione di Melchiori, perché a mio avviso, cioè, questa storia della mia essere scaldata mi fa ridere, perché non ci credo. Io ho vissuto il ritorno di Pagano e di Cara, siamo andati in Serie A. Scusa Totò, perdonami. No, scusami, fammi finire, ti sto dicendo, ti faccio l'esempio, essere scaldata è un modo di dire, voglio dire. Ci sono anche le controindicazioni quando le cose vanno bene, però voglio dire, a me, se tu devi trovare un attaccante veramente che ti dia garanzie, io credo che tra quelli che ci sono in giro, tra l'altro viene dalla C, quindi non so quale sia la situazione, Melchiori a mio avviso sarebbe l'ideale per dare, magari anche per cambiare anche il modo di attaccare, attacchi con due punte vere o con una sola trequartista, cioè il problema è il progetto che ha la società e il tecnico per come ricostruire questa squadra, perché il problema di fondo è questo, va ricostruita la squadra. Riccardo?
Io come ministro di scaldamento devo dire, Totò, che se un giocatore come Melchiorri è andato via bene, ben venga il suo ritorno, ma Scigna nell'indicativo è andato via male. Ti ricordo che in 24 ore era già a Monza e quasi scappato di notte, diciamo le cose come stanno, quindi sì, però un buon ritorno. Non sappiamo nel frattempo che cosa pensa il giocatore, voglio dire. Questa è una cosa che sì, lo possiamo dire, però non mi sembra nemmeno corretto, ecco, dirlo. No, però sicuramente il giocatore Melchiorri, concordo con te che è un ottimo giocatore, ma è anche un ragazzo che quando è venuto qua sì, su quello non ci piove. Ecco, non dipende sempre dalla testa con la quale si torna, no? Perché bravo, certo. Esatto, bravo. Certo, lì la situazione. Certo. Paolo, per chiudere questo argomento, poi tra poco andiamo in pubblicità. Ma, sì, chiaramente Melchiorri, sono d'accordo con Antonio, giocatore che a Pescara potrebbe far comodo, nonostante non sia più giovanissimo. Melchiorri è andato via bene da Pescara, da quel che mi risulta è rimasto ed è ancora legato all'ambiente. Io credo però che il Perugia, che tra l'altro ha rinforzato proprio in queste ultime ore la sua squadra con un altro attaccante, Vano, se non vado errato, vuole puntare alla vittoria del campionato, e dunque non credo che possa e voglia privarsi di un giocatore come Melchiorri, che è diciamo il cardine dell'attacco, quindi la vedo come un'operazione sicuramente difficile in prospettiva. Per quanto riguarda Galano, io un giocatore come Galano non lo darei via a cuor leggero, perché è vero che è un attaccante un po' atipico, incostante, che alterna buone cose a cose meno buone, però non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto lo scorso anno Galano a Pescara, ed è un giocatore che se in giornata può fare sicuramente la differenza. E poi se da via Galano, è vero, può arrivare Macin, però è chiaro che vai a perdere un giocatore importante, secondo me, per gli equilibri di questa squadra. Per chiudere, il cambio del modulo, beh, io credo che il 3-5-2 non sia un dogma assoluto, quindi sicuramente Breda sta lavorando anche ad altri moduli, con l'arrivo di Macin, con la permanenza che mi auguro di Cristian Galano, si potrebbe iniziare a lavorare effettivamente anche con per un 4-3-2-1 e dunque Galano e Macin a supporto di Seter, ma lì poi è chiaro che bisognerebbe avere anche un centrocampo che riesca a far filtro e che riesca a lavorare in un certo modo. Però se ci sono giocatori di qualità sicuramente si può lavorare meglio. Bene, allora ci fermiamo per la prima volta per la pubblicità, tra poco torneremo con alcuni ospiti collegati, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in studio dunque per questa puntata dedicata in gran parte al calciomercato, questo mercato che sta cambiando. Sono collegati con noi sempre Antonio De Leonardis, Paolo Renzetti e Riccardo Clinco. Ed ora ci colleghiamo con un direttore che ha fatto un po' la storia del mercato. Saluto con piacere da Ascoli Ermanno Pieroni. Buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera Enrico, buonasera ai tuoi ospiti. Allora, direttore, stavo parlando proprio con gli amici giornalisti di questo mercato che viene definito povero, ma viene definito anche il mercato dei desideri, perché tutti vorrebbero, ma nessuno si muove proprio per la problematica di liquidità. Quindi dai grossi club fino alle categorie inferiori, forse soltanto qualche pedina di scambio. Insomma, lei che ne ha vissuti tanti di mercati, come valuta questa situazione paradossale che ora si è creata nel mondo del calcio? Beh, sicuramente già il calcio di per sé, se pensiamo che la Serie A si dice che abbia tantissimi debiti, c'è chi addirittura ha fattorizzato i diritti televisivi della prossima stagione sportiva. Immagino anche la Serie B, alla luce della pandemia, alla luce del fatto che non ci sono gli incassi, che quindi mancano anche gli sponsor. Quindi oggi tutte le società di Serie B, a prescindere da quelle anche più danarose, secondo me devono un po' tenere d'occhio i loro bilanci. E quindi di conseguenza il mercato ne risente perché intanto è già difficile pareggiare i conti al termine di questa stagione, tranne che uno non faccia plusvalenze attive, adesso l'ultima, il Brescia, che comunque un'operazione importante l'ha fatta con la Sampdoria, perché ha ceduto Torre Grossa per 500.000 euro di prestito con obbligo di riscatto di 5 milioni, cifre importanti per quanto un calciatore bravo. Si muovono un po' alcune squadre, quelle che sicuramente con la classifica o perché vogliono inserirsi nel contesto dei playoff, o addirittura chi come Empoli e Salernitana sicuramente qualcosa faranno perché vogliono arrivare direttamente in Serie A, e poi per la lotta a uscire dai play-out o dalla situazione in questo momento difficile che hanno squadre come l'Ascoli, come l'Entella, la Regina,
E comunque sono squadre che con l'avvento di nuovi allenatori, vedi Regina, vedi Ascoli, hanno fatto risultati importanti, come pure l'Entella stessa con le due vittorie che l'amico Vivarini ha conseguito. Quindi sicuramente qualcosa si farà, certo. Ecco, ma contano più le idee che quelle sempre, no? Quelle, caro Enrico, contano sempre, perché il calcio non è fatto solo in funzione dei soldi, altrimenti non ci sarebbero i fenomeni di Cittadella, perché Cittadella è una società che ha il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B e tutti gli anni è nei playoff, addirittura arriva alle finali o, come in questo momento, con una gara in meno, potrebbe addirittura pensare a ambire la promozione diretta. E quindi la competenza, le idee sono alla base del calcio. Poi è ovvio, avere un Monza come un Berlusconi alle spalle ti permette, come lo scorso anno, di uccidere il campionato, ti permette, come in questa fase, comunque, di prendere uno Scozzarella, un giocatore importante da Parma, e quindi ad ambire sempre più a traguardi importanti. Diciamo che il calcio è a volte fatto di idee, anche se oggi capitali, vedi anche nei grandi club, capitali esteri, quindi le idee a volte contano poco, però la competenza, vedi il Sassuolo, portiamole sempre però in Sassuolo. Questo particolare momento, particolare fra virgolette, sì, le idee più di altri momenti sono fondamentali. Determinanti, bravo, sono determinanti. Determinanti perché bisogna conoscere il calcio, bisogna avere dei bravi direttori sportivi, non è perché voglio incensare la mia categoria, avere uno scouting importante oppure un settore giovanile altrettanto importante. È ovvio che mai come ora in un campionato come questo di Serie B bisogna avere questi fattori. Serie B che lei conosce molto bene, inutile stare a rimarcare i successi che lei ha avuto in carriera. Noi ricordiamo sempre, anzi si ricorda sempre il Perugia di Gaucci, però lei ha vinto con l'Ancona, poi Messina, ecco, tante esperienze. Ho vinto 3 campionati di Birrico, però vorrei ricordare che molti protagonisti di quei campionati si chiamavano Giovanni Galeone, che chiaramente a Pescara conoscono e amano giustamente, perché il calcio di Giovanni, ecco, obiettivamente, io ne ho vinti dei campionati tanti nella mia carriera, però nel 96 con lui alla guida, con Max Allegri capitano di quella squadra, con calciatori come Camplone, come Di Cara, Pagano, quindi gente che a Pescara conoscono bene. Io il campionato di Serie B lo conosco e bene, sì, l'ho vinto anche a Livorno e l'ho vinto anche ad Ancona, quindi è un campionato molto molto difficile. Posso dire che lo vedo molto molto competitivo quest'anno. Vedo per esempio le squadre in fondo alla classifica che ultimamente si sono mosse anche con la scelta del cambio di allenatori, basta pensare allo stesso Brescia, no? Con l'arrivo di Dionisi. Sì. Quindi, Ascoli molta... con Sottil anche. Esatto, bravissimo, ma è lo stesso Vivarini, poi adesso ultimamente ha battuto la spalla, ha fatto due risultati, due vittorie importanti, quindi è un campionato tutto aperto, un campionato anche sarà Breda molto Pescara difficile. Ha risollevato. Ecco, io il Pescara devo dire una cosa. Ti mandai, anche perché siamo amici su Facebook, una mia considerazione, no? Quando vidi giocare in Pescara ad Ascoli, era la prima partita di Breda, e devo dire che io in quell'occasione ho visto un ottimo Pescara, una squadra che ha delle potenzialità che indubbiamente, a mio avviso, sono nettamente superiori alla classifica che disponeva allora. Alcuni risultati li ha fatti, qualcosina è venuto meno, però ritengo che Breda, come fece a Livorno, può senz'altro anche a Pescara tirar fuori questa società gloriosa, questa società importante, perché io sono anche meravigliato come mai Massimo Otto non è riuscito all'inizio di questa stagione. D'altronde lui aveva condotto il Pescara in Serie A, io seguivo un po' anche il Trapani all'epoca con Serse Cosmi, ho assistito alle due finali. Obiettivamente il Pescara quell'anno ha stupito tutti, giocando anche un ottimo calcio. A volte sono anche forse le empatie o meno che si possono trovare con certi calciatori, e quindi altrimenti non gli esplodi un Dionigi già lo scorso anno ad Ascoli, no? Che addirittura aveva avuto 4 esoneri in Lega Pro, che approdano la Serie B e si riconferma Brescia, beh, obiettivamente sono cose che fanno anche un po' riflettere, visto che da te in questo momento ci sono anche degli ottimi giornalisti che io conosco bene, che seguo e leggo, quindi a volte il calcio ti lascia anche queste sorprese, voglio dire... Ma lei non si sorprende più ormai? No, non mi sorprendo più perché ne ho visti di tutti i colori. Appunto. E credo comunque che c'è una cosa che è determinante, quella dell'equilibrio
di non farsi prendere dallo scoramento, le partite iniziano sempre da 0-0 anche se giochi contro le corazzate, perché poi in campo per esempio il Pescara ha due giocatori che io vorrei avere sempre con me, come Mushai, come Galano. Questi sono giocatori che possono fare la differenza in un campionato come quello di Serie B. Quindi per me un Val di Fiori, che era un preferito del mio amico Sarri, che vi ricordo, a proposito di Pescara, dopo la stagione di Pescara io portai ad Arezzo dopo Antonio Conte. Quindi voglio dire, ecco, Pescara ha sempre avuto delle squadre importanti, secondo me ha una squadra molto competitiva, secondo me ha tutti i presupposti per riprendersi da una classifica ancora pericolosa, perché appena sopra dei play-out, quindi ritengo che come sempre il lavoro, l'impegno e soprattutto il gruppo. Ecco, un'altra cosa. Ecco, direttore, ma voi che avete qualche anno in più degli altri, no? Sì. E sottolineate giustamente che la differenza la fa la competenza. Ecco, sì. Come valutate il lavoro, non diciamo degli agenti, dei procuratori, perché quello è un discorso a parte, ma soprattutto dei tanti colleghi più giovani che si stanno cimentando in questa nuova attività? Ma ce ne sono di bravi, io per dire un Daniele Faggiano, che è un quasi mezzo pescarese, visto la sua compagna di Pescara, per me tra i migliori direttori che si sono affermati. Ha fatto una scelta purtroppo non molto felice, lasciando il Parma per andare a Genova, ma lo ritengo tra i più competenti. Però ecco, credo che Giovanni Sartori all'Atalanta e prima al Chievo abbia dimostrato veramente come si fa calcio. È ancora il numero uno secondo lei? È poco mediatico, ma è un uomo che dovunque è stato ha creato dei cicli vincenti e ogni tanto tira fuori dal cilindro. È un calciatore, guardate voi la rosa della prima squadra dell'Atalanta, trovatemi un calciatore scarso, io faccio fatica a trovarlo. Certo, poi certo. Metteteci anche il settore giovanile dell'Atalanta, che sforna ogni tanto anche qualche ulteriore, va bene, fenomeno. Quindi ecco, lì si raggiunge il giusto mix. La competenza è essenziale, anche se obiettivamente devo dire che il calcio, proprio perché troppi presidenti a volte si affidano a procuratori, non riconosce più una certa meritocrazia. Faccio un'ultima domanda, poi la lascio ai colleghi, perché tra i tanti giocatori che lei ha scoperto, ricordiamo Fabio Grosso, poi quel Perugia dove c'era anche Gattuso, Massimiliano Allegri, e sono diventati allenatori. Tra questi, chi l'ha sorpresa di più in positivo, ovviamente? Facile dire il nome di Allegri. Di Max. Però anche... Di Max era già un allenatore, Enrico, era già un grande giocatore. Ricordo che c'era un vostro collega, giornalista, Paolo Condò, che ogni volta che scriveva una cronaca del Perugia, veniva spesso a Perugia in Serie A, diceva: ma come fa questo giocatore a non giocare in nazionale? Ecco, Max sicuramente era un vero allenatore in campo, quindi non mi ha stupito, devo essere sincero. Ho avuto il piacere e l'onore di avere Conte come allenatore, Antonio, sì, un vincente, un cattivo dentro che non si rassegna mai. Maurizio Sarri, una persona splendida, un allenatore preparatissimo, cioè voglio dire, ho avuto tanti allenatori bravi, dai Boscov, Spalletti, Castagnier, Mazzone, cioè voglio dire, ormai la mia lunga quasi milizia, come dici tu, ho qualche anno sulle spalle, va bene, però allora, obiettivamente è un bagaglio che mi ha formato, mi ha dato tanto equilibrio. E nel calcio non mi sorprende più niente. Ecco, credo che la base anche per una società, per un presidente, per un gruppo, sia quello di mantenere sempre il giusto equilibrio, sia nel bene che nel male. Totò De Leonardis, che ovviamente ha seguito nella sua carriera. Anch'io a lui, anche lui ha qualche anno come me. E lo so, insomma, che belle parole verso Pescara, un pezzo della carriera di Ermanno Pieroni è di tinta biancazzurra, no? Da Galeone, poi Allegri, i Pagani, Di Cara, Gelsi, bravo, Gelsi, no? Michelino ma Gelsi. Io ci metterei anche Maurizio della Paranza, perché lui Maurizio della Paranza, perché no, certo. È di casa pure lui. È vero, sì. è verissimo. Beh, quello è un ritrovo per tutti detti lavori. Certo. Spesso ne trovo, ultimamente trovai Carnevale, l'amministratore delegato del Sassuolo. Sì, la Coverciano biancazzurra. Sì. Lui un tempo organizzò pure una riunione di direttori sportivi. È vero, bravo, ricordo, bravissimo. Sì, c'erano tutti, da Moggi. Tutti, sì. Ecco, Totò, sei d'accordo col direttore che è facile dire che la competenza
oggi viene un po' a mancare, e forse quello è l'aspetto che bisognerebbe perfezionare per tornare agli albori di un tempo. Parlo un po' in generale per le società. Ma sì, guarda, il direttore ha detto delle cose che io sottoscrivo in pieno, soprattutto ecco, tra come è cambiato questo calcio, soprattutto con i procuratori ai quali si affidano ciecamente, anche, spesso anche magari sotto ricatto, i presidenti di varie delle società. È stato stravolto, insomma, la competenza, non credo. Io ho sempre visto il procuratore come la persona che deve fare interessi del suo assistito, però sul piano tecnico, sul piano dell'acquisto, della cessione, non ci dovrebbe mettere bocca, invece è proprio l'esatto contrario. Credo che il segreto sia proprio soprattutto il lavoro di scouting, che è quello che dovrebbero potenziare. Il segreto di Sartori a Chievo o col Chievo e con l'Atalanta è proprio questo. Lui è un fenomeno perché credo che sia l'unico ad avere una struttura in questo momento capace di sondare il mercato a 180 gradi, a 360 gradi, e poi di tirare fuori il meglio. Quindi credo che ci vorrebbe veramente da rifondare il calcio in questo momento sotto questa direzione, quello di dare veramente alla competenza quel ruolo che dovrebbe avere, come era ai tempi di Pieroni e di tanti altri direttori sportivi, direttori generali che ho conosciuto, e come era un altro calcio. Ecco, direttore, lei che rapporto ha con questi agenti dei calciatori? Indubbiamente oggi fare calcio non bisogna mai andare in conflittualità, e quindi i rapporti sono diciamo di rispetto professionale, ma che il mio ruolo non deve mai invadere il campo del procuratore e viceversa. Io sono una sentinella, mi ritengo, della proprietà, del presidente. Tutti parlavano di Gauccione, Gaucci, Luciano Ragano. Io ci sono stato 7 anni, signori, ma sì. Luciano Gaucci, oltre a darmi la firma e la totale autonomia delle scelte, non mi ha mai una volta in 7 anni addirittura messo in discussione il lavoro. Perché? Perché nel momento in cui un presidente si accorge che hai un direttore che è un aziendalista, che cura esclusivamente i tuoi interessi, gli interessi dell'azienda, della società, poi i procuratori hanno il loro ruolo, vanno rispettato. Io sono stato 2 anni e mezzo ad Arezzo, come direttore generale non ho pagato una procura. Per essere chiari, eravamo in Lega Pro, venivamo da un fallimento, la nuova proprietà si era già collata al fardello del titolo sportivo, dovevamo fare una scelta sui giovani, giocavamo con 4-5 under in campo tutte le partite, e chiaramente da questo punto di vista il rapporto direttore-proprietà deve essere questo, di massima trasparenza, onestà, fiducia, e quindi quando ci sono questi presupposti io penso che qualunque presidente intelligente si tiene caro il direttore. Quindi voglio dire, il procuratore va rispettato, anche se a mio avviso siamo andati come cifre al di fuori di ogni ben di Dio, perché pensare solo che quello che guadagna Raiola solo con la cessione di Pogba dalla Juventus allo United si parla di 40-50 milioni di euro, cose pazzesche. È vero che la Juve ne ha presi 110 di un calciatore che aveva preso a costo zero, però dobbiamo ritornare. Ecco, il fatto che nel calcio, anche in Serie A, società anche come l'Inter, no? Che vogliano ridurre e rivedere le dimensioni di certi ingaggi, indubbiamente credo che sia una cosa scontata. Allora, direttore, ho piacere di avere in linea proprio un agente dei calciatori, Donato Di Campli, che conoscerà sicuramente. Buonasera. Un grande amico, una grande buonasera persona. Buonasera, Donato. Abbiamo avuto qualche difficoltà per il collegamento, ma ci siamo riusciti. Allora, Di Capri, sentiva proprio il direttore che parlava di questi ruoli da rispettare, e ovviamente le società si avvalgono del lavoro di voi agenti dei calciatori, non vi definisco procuratori, meglio dire agente dei calciatori, un ruolo che è diventato di importanza quasi fondamentale. Però torniamo al discorso anche qui della competenza. Guarda, sfondi una porta aperta, soprattutto in questo periodo che attraverso io ritengo che purtroppo ora ci sono
tante persone che dicono di essere procuratori ma che hanno distrutto completamente il mercato, tante persone che non hanno nemmeno le competenze, probabilmente neanche per fare la O col bicchiere, dico io, che si spacciano come tali. Per fortuna c'è questo esame benedetto che è difficilissimo da passare, ma che ha messo uno sbarramento, perché fino a qualche tempo fa, anche con tutto il rispetto degli idraulici e dei fornai, basta avere il titolo di media superiore e potevano fare il procuratore pagando 500 euro. Ora c'è questa inflazione di questo ruolo, anche se il nostro mestiere sta cambiando completamente, si sta concentrando sulle grosse società internazionali, dove il singolo procuratore sarà tra poco destinato a morire, quindi sono le grandi società internazionali che ormai stanno calamitando le attenzioni di tutti i calciatori più importanti. È difficile poter mantenere un calciatore. Quindi Di Capri rimpiange i tempi d'oro, dove c'era il colloquio con il Pieroni di turno, no? Dove si poteva parlare senza pugnalate alle spalle, definiamole così. Molta gente ha demonizzato Ermanno negli anni, lo ha isolato. In generale, cioè parlo. No, ma siccome ho di fronte Ermanno, lo ha demonizzato. Abbiamo di fronte una persona che se ti dava la mano valeva ancora come un contratto. In questo momento ci sono soltanto dei furfanti, dei ladri, delle persone che non meritano assolutamente. Come si fa allora a ritrovare un ambiente pulito? Sentiamo prima il direttore, poi Di Capri, poi anche gli amici giornalisti. Fare pulizia come? Allora, prendere la pulizia, te la dico io, devono scattare le manette, è l'unica possibilità, non ci sono altre soluzioni. Direttore? Allora, posso dire che sicuramente il fatto che nel calcio ci sia il denaro facile a volte fa arrivare gente, come diceva Donato, che ringrazio tra l'altro per l'attestato di stima, che è ricambio, perché lui... ho avuto modo di apprezzarlo molto nel suo ruolo di agente. Beh, l'ha visto crescere. Automaticamente ho visto in lui sempre grande professionalità e serietà. Detto questo, è chiaro che ci sono queste aspettative di tanta gente, come lui affermava, che non ha neanche titolo, che purtroppo ancora opera nel mondo del calcio. Ecco, c'è solo una strada, far rispettare le regole. Io ricordo, vi dico in particolare, io avevo un calciatore molto forte, bravo, nazionale, serbo, si chiamava Kocic, era un portiere, va bene, sì. Era il portiere titolare della nazionale serba. E andai con il suo procuratore a trattarlo con il Chelsea. La prima cosa che mi chiese il manager del Chelsea, mi disse, what's your name? Benissimo, io sono... E allora ha voluto capire chi ero io, cioè io gli ho dovuto dare quello che era l'attestato, che ero il direttore del Perugia, altrimenti non mi faceva neanche sedere. Io credo che oggi ci sono delle categorie, no? Quella del direttore, quello della gente, basta far rispettare le regole. Quindi le società, in primis, perché poi sono quelle che sbagliano, dovrebbero solo tutelare, e quindi si autotutelano loro, di trattare solo con persone autorizzate. Ecco, il segreto è solo questo. Donato, mi sembra che questo è un momento importante della tua carriera, dove stai un po' ricominciando da capo a valutare anche collaboratori e giocatori stessi, no? Sì, non mi vergogno a dirlo. Ma non è una vergogna, anzi, è un pregio. No, per me è assolutamente un pregio. Difatti sono in macchina perché sto girando l'Italia per trovare per lavoro, quindi non è per... Ti ringraziamo perché ti sei fermato questa sera un po' con noi, grazie. Assolutamente. Il problema fondamentale è uno. È bello ricominciare, Donato, ti dà più energia, più adrenalina, no? Ma penso di aver dimostrato sul campo quello che valgo. Attualmente ci sono 3 giocatori in nazionale che ho cresciuto io, che ho cresciuto e che mi hanno rubato, quindi sono cose diverse.
Ce ne sono tanti altri che giocano in Serie A e che, però non fa niente, si ricomincia, la vita è anche questo, anche, ci sono stati anche degli errori miei senza alcun dubbio. Una cosa mi ha contraddistinto sempre rispetto a tutti gli altri, che sono una persona onesta, cosa che in questo settore purtroppo tutti quanti la decantano. Beh, tutti, no, adesso diciamo che ce ne sono anche altri onesti, non so se la minoranza, la maggioranza, però ce ne sono anche altri. Pochissimi. Sì, sì. Davvero pochi, si contano sulla punta delle dita, te le posso anche dire i nomi, tanto non ho nessuna paura, tanto sono agguerrito, non c'è nessun tipo di problema. Mi piace così. Donato, ti devo fare però una bella domanda che ti può urtare oppure ti può anche far scattare un po' di allegria. A Pescara sai che si torna a parlare di Machin? Ma con questo ragazzo è un caso psichiatrico, quindi aprite la psichiatria perché ce n'è bisogno. Che significa? Dipende da che tempo fa, se è nuvolo, se fa la neve, se piove, perché l'umore cambia rispetto a... è molto meteoropatico, capito? Ma valutiamola dall'esterno, come valuti questa operazione per il Pescara e per il giocatore? Per il Pescara dipende come ci viene con la testa qui a Pescara, certo. Il problema è che è tutto là, il giocatore non si discute, è un giocatore fortissimo, non ci sono dubbi, perché se non avesse ogni tanto qualche turba psichica starebbe giocando in nazionale, in nazionale ci gioca già, però giocherebbe ad altissimi livelli in una squadra internazionale, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità eccelse, che però non è consigliato, non è assistito, non parlo di procuratori, da chi gli sta vicino come si deve. Tu comunque come allenatore lo riprenderesti? Mi sembra di aver capito che le doti tecniche non gli mancano. Assolutamente sì, però come ti dicevo così, credo che prima che di venire qua il mister si deve chiudere dentro una camera e menargli prima e poi farlo entrare in campo. Va bene, direttore, invece in Serie B ci sono due grandi personaggi, Adriano Galliani a Monza, Ariedo Braida alla Cremonese. È una Serie B insomma che può ancora stimolare. Indubbiamente, ecco, già le scelte fatte da chi è proprietario di queste aziende, chiamiamole aziende perché poi comunque il calcio è un'azienda, Berlusconi, quindi con Galliani tenteranno di riportare il Monza dove non è mai stato, in Serie A. E a Cremona un uomo dell'esperienza di Ariedo Braida è sicuramente una ricchezza, quindi Arvedi, Cavaliere Arvedi, secondo me ha fatto una scelta intelligente. Chiaramente anche la Cremonese che avrà le sue gatte a pelare perché la classifica non le arride, sarà la prossima avversaria del Pescara tra l'altro, e quindi si sta rinforzando e quindi sta puntando su calciatori anche secondo me anche in gamba. Mi ha un po' sorpreso la scelta di Pecchia come allenatore, però obiettivamente citavo prima il caso di Dionigi, no? Sì. I sottili, quindi sanno il calcio, non c'è mai certezza, obiettivamente mi ha un po' sorpreso la scelta di Ariedo, però avendolo avuto come avversario Pecchia nella Juventus Under 23 nelle ultime stagioni sportive, non è che abbia strabiliato, però nel calcio, ripeto, non c'è niente mai da scommettere sia nel bene che nel male. Vedremo. Sono due personaggi secondo me di grandissimo spessore. Galliani forse, posso dirlo nei miei 40 anni di calcio, che forse è il più bravo dirigente calcistico italiano in assoluto, avendolo apprezzato quando era non solo amministratore delegato del Milan ma anche presidente della Nazionale Professionisti, quando l'A e la B erano unite, quindi io ho avuto modo di giudicarlo, di apprezzarlo nella sua equità, professionalità e competenza. Ecco, per quanto riguarda invece Donato, il tuo rapporto con Braida, siete molto amici, è stato anche da te nella tua splendida struttura, ti aveva anticipato questo passaggio alla Cremonese? Sì, vabbè, con Ariedo ci sentiamo molto spesso, siamo molto amici. E siamo amici senza aver fatto nessuna operazione, questa è la cosa più bella. E una persona splendida, un gentleman, una persona ecco, è fra quei 5-6 dal palmo di mano che mettere la mano sul fuoco nel calcio.
è andato a Cremona per cercare di costruire questa cosa qua, questa società, che è una società ambiziosissima con Arvedi, che ha grandi disponibilità economiche, vuole ricostruire un gruppo giovane ma allo stesso tempo forte, ha individuato in Pecchia probabilmente qualcuno che possa sposare la sua filosofia. Vedrete che tra poco cambierà anche il direttore sportivo, credo, con tutto il rispetto che ho per Nereo Bonato. Va bene, insomma, abbiamo capito. Allora, vorrei lasciare i colleghi per così qualche riflessione con i nostri due amici che dobbiamo lasciare. Totò, Riccardo, Paolo, qualche curiosità con due personaggi del calcio italiano. Vuole iniziare Totò? Ma sì, volevo una curiosità che ho, tra le esperienze che ha avuto il direttore c'è stata pure Ancona, dove appunto tra l'altro con un anno, quell'anno arrivo Galeone pure con te mi pare, no? Quella in Serie A. Ecco, perché andò l'unico che ci ha fatto vincere qualche partita. Ecco, perché andò male quell'esperienza con l'Ancona? Allora Antonio, guarda. Avete preso Jardel pure, insomma. Sì, quella gennaio. Sì. Però guarda, è nato tutto male perché probabilmente sempre per voler fare le cose con l'ambizione di riuscire, pur avendo vinto il campionato di Serie B con Gigi Simoni, sì, l'anima dove riposa, che aveva ancora il contratto, mi chiamò ad aprile Mazzone, ancora era al Brescia, in Serie A, e allora mi disse: oh, che fai, vai in Serie A? Questa telefonata mi aveva un pochettino sorpreso, ma mi ha fatto capire. E dico: Carlo, non è che vuoi venire tu a Renato Ancona, te vedi andare in Serie A, che poi ne parliamo. E difatti ne parlammo appunto, che io feci la squadra per lui, perché Hübner, Di Francesco, Beretta, Francesco, Liga, Anderson, Viali, furono giocatori milanese, sette calciatori che avevano ingaggi paurosi. Io nelle stagioni precedenti ero abituato ad affrontarle, però era tanto il mio desiderio, io lo consideravo lo Schumacher della salvezza, caro Antonio, e quindi mi affidai a lui, feci la squadra per lui, assunsi addirittura tutto il suo staff, quindi da Menichini a Neri, a Licicco, addirittura il medico, quindi Nicolini, e feci i contratti del Borussia di Lega, tutte queste persone, calciatori e staff. Stavamo per chiudere, avevamo fatto anche l'accordo un sabato sera, e l'indomani mi chiama Menichini, mi dice: ma Mazzone non viene più. Come non viene più? Ma io ho fatto la squadra per lui. E dice: no, perché i tifosi dell'Ascoli hanno contestato il figlio a San Benedetto in spiaggia, tu non puoi andare a salvare l'Ancona, per farla breve. Mi sono trovato col cerino in mano. Allora che ho fatto? Ho pensato, dico: vabbè, partiamo con Menichini. E Menichini però fu molto onesto, dopo quattro domeniche mi disse: guarda direttore, non ce la faccio, so che tu per difendermi e difendere le tue scelte magari ti rompi la testa. E da lì presi Sonetti, che non andò bene, e a gennaio fu preso Giardella, che all'epoca era Scarpadoro, vi posso dire, che debuttò a San Siro contro il Milan. E addirittura Galliani e Braida, visto che mi avete posto, ve lo possono testimoniare, prima della gara mi avvicinarono, dice: lo sai che hai avuto una bella idea? Quasi quasi, beh, tiralo su al lucido, perché questo... E lo chiamarono il ragazzo e gli disse: guarda che se fai bene, al termine della stagione ti portiamo in tournée con il Milan. Risultato qual è stato? Che poi lui ebbe grossi problemi con la moglie, si presentò molto molto sovrappeso, e comunque non è stata un'esperienza positiva. A quel punto io chiamai Giovanni Galeone, che fece vedere il calcio, facemmo anche dei risultati, e la prima vittoria, indovinate con chi fu? Contro il Bologna di Mazzone, quindi per dire, volte il calcio. La storia del calcio. Ed è stata una stagione maledetta, perché ho speso tanti soldi, potevo fare i prestiti che avevo fatto l'anno prima e avevo vinto un campione di Serie B, e invece ho voluto seguire questa strada e mi sono rotto la testa da solo, come si suol dire.
Direttore, noi intanto la ringraziamo perché dobbiamo salutarla, anzi è stato più del tempo che l'avevamo chiesto, ma è sempre un piacere parlare. È un piacere, e l'aspettiamo anche a Pescara. Sempre Parlare di calcio con voi personaggi. Grazie. Saluto tutti voi, saluto Donato, veramente complimenti e forza Pescara. Buona grazie, salute. Grazie al direttore Nanno Pieroni, grazie, davvero gentile. Vorrei concludere con Riccardo e Paolo, qualche curiosità con Donato Di Campli, perché Donato Di Campli conosce tutto di Pescara, conosce ovviamente le varie situazioni che si sono create. Non so, Riccardo e Paolo, volete condividere qualche curiosità con questa gente che sta rinascendo? Ciao Donato. Ciao Riccardo. Come stai Donato? Bene, 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 bene. Ti volevo chiedere, tu oggi come oggi, vedendo quello che è il mercato, che consigli daresti a Daniele Sebastiani? Una domanda così, giusta. Sono pagato centinaia di milioni di euro per fare queste domande, certo. Fammele fare. Allora, certo. Innanzitutto a Daniele Sebastiani i consigli non si possono dare perché non li sente. Fa di testa sua. Partiamo da questo però presupposto. Ha seguito anche qualche consiglio tuo, no? Ti ho detto, vabbè, comunque... lui fa di testa sua, ha fatto sempre di testa sua, è giusto che faccia adesso di testa sua. Adesso sei al buio totale, va bene, va bene. No, aspetta, ecco, non sono al buio totale, sì, non ti preoccupare. Sì. Stavo dicendo così che Daniele Sebastiani ha sempre fatto le cose di testa sua, è difficile, ha qualche consigliore attorno, però in questo momento la situazione è abbastanza difficoltosa e più o meno deve puntellare la squadra dove realmente serve. Credo che in questo momento le scelte le deve fare in maniera oculatissima, non deve fare un mercato di dire di prendere un attaccante e poi prendere un altro giocatore, deve prendere ciò che realmente serve a mister Breda, dall'attaccante in primis, da quello che vedo. E sul mercato in questo momento ci sono tanti attaccanti che possono fare. Tu, Donato, hai sentito i tanti nomi che si fanno, no? Se può scegliere Di Campli, chi prende? Ma se sceglie Di Campi, sceglie Ceravolo, ma Ceravolo costa un sacco di soldi. Siccome lui è bravo a farseli pagare dalle altre società, dovrebbe solo farle pagare dalla Cremonese, ma Ceravolo come attaccante in questo momento penso che sia ambito anche da altre società e entra in competizioni. Certo. Io prenderei un giocatore come lui. Paolo Rizzetti? Sì, io, visto che Enrico mi hai bruciato un po' la domanda che volevo fare a Donato proprio su chi... secondo lui poteva essere in questo momento l'attaccante giusto di Pescara, faccio una domanda non tanto diversa. Guardando l'organico di oggi del Pescara, chiedo a Donato Di Campi, che ovviamente saluto, insomma, cosa si sente di dire? È un organico, è una squadra che classifica la mano per valori tecnici, meriterebbe di più, potrebbe fare di più? E poi chiedo, secondo lui, come ha operato la società nel passato calciomercato per costruire questa squadra? Perché molti di noi hanno più volte detto che è una squadra che probabilmente non è molto omogenea, con abbondanza in alcuni ruoli e con carenze in altri. Insomma, il suo giudizio su questa squadra, sull'attuale squadra del Pescara, in attesa poi dei rinforzi. Totò mi è testimone, l'ho detto già, penso in un'altra trasmissione, questa squadra non è stata costruita secondo un progetto tecnico, è stata tutta raffazzonata, non è stata costruita per Oddo, non è stata costruita per lo stesso Breda, è una squadra costruita dal mercato e dalle esigenze della società economica. Fatta questa premessa, è una squadra dove ci sono tanti problemi che debbono essere colmati, assolutamente. È una squadra che è anche secondo me un po' vecchia, tutti dicono che è giovane, però secondo me in campo giocano ancora giocatori di 35 anni che in Serie B ormai cominciano a far fatica.
Ovviamente deve intervenire, per intervenire bisogna mettere dei soldi sul tavolo, non ci sono dubbi. Scusa Donato, a proposito, tu hai parlato di Oddo, scusami Enrico, faccio questa ulteriore domanda telegrafica. Insomma, tu hai detto non è stata una squadra costruita per Oddo, ma tu quest'estate avresti riportato Massimo Oddo sulla panchina del Pescara? Io avrei riportato Oddo facendo fare il mercato a Oddo. Matematico, cioè non avrei fatto il mercato secondo le esigenze delle casse societarie, cioè non ci sono dubbi da questo punto di vista. Massimo Oddo è un grande professionista, non si discute assolutamente, però credo che il presidente non abbia accontentato Oddo nelle sue scelte. È comunque un momento davvero delicato per il mondo del calcio, un po' il mondo in generale, figuriamoci le ripercussioni che si hanno ovviamente. Anche economiche, ovviamente soprattutto economiche. Difatti da questo punto di vista sono dalla parte di Sebastiani, perché imbastire le società in questo momento storico del calcio è davvero difficile, far quadrare i conti. Allora, ecco perché l'ultimo flash con Andrea Costantini per Donato Di Campo e poi lo lasciamo perché deve lavorare a tanti giocatori che si stanno avvicinando alla sua agenzia. Andrea. Buonasera Donato, scendo un po' più nello specifico per quanto riguarda il mercato del Pescara. Secondo te Donato, il Pescara potrebbe sacrificare Galano? Sarebbe il caso di farlo? Ad esempio si parla di questa operazione Montalto, potrebbe portare a Montalto appunto al Pescara e Galano al Bari. Vale la pena sacrificare Galano a queste condizioni? E poi Asensio, che valutazione fare dall'esterno? Tu lo terresti conoscendo questa precarietà che ha Asensio o cercheresti di rimandarlo al Genoa e poi di prendere un ulteriore attaccante? Risposte flash? Sarò tranciante, io Galano già l'avrei mandato via l'anno scorso quando avevo fatto i gol, quindi per me Galano in questo momento è uno di quei problemi che dicevo prima, rappresenta un gruppo di persone che già hanno messo in difficoltà la squadra. Quindi se bisognava cambiare e fare una squadra di giovani bisognava cambiare tutto l'assetto. Io assolutamente darei via Galano per cercare forze fresche per la squadra, ed è in questo momento serve correre e anche tanto in mezzo al campo, perché tutte le squadre fanno, soprattutto non ci sono grandi squadre che hanno campioni o mettono in mostra tecnicità. Su Asensio? Asensio da mandare a casa immediatamente, non si è mai visto, quindi automaticamente non l'hai mai utilizzato e non l'hai mai potuto vedere. E poi arriva da 2-3 anni, non proprio da grandissimo centravanti. Beh, lo scorso anno nel ritorno quei 7 gol sono stati importanti però per il Cosenza, per la salvezza. Sì, però è un giocatore che guadagna tantissimi soldi, cioè non è un giocatore che guadagna i bruscolini. Certo. Donato, grazie e tieni duro per questa attività che riprenderà ovviamente a gonfie vele come in passato. Grazie. Pubblicità, grazie. Tra poco. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest. Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini. Somma, piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in studio per l'ultima parte di replay. Siamo stati collegati finora con il direttore sportivo Ermanno Pironi, con l'agente dei calciatori Donato Di Campli. Ora entriamo nel vivo di Pescara Cremonese, partita che si giocherà domenica alle ore 15 all'Adriatico, e ne parliamo con un doppio ex, un ex però soprattutto di marca bianco-azzurra. Eccolo qui, Onofrio Loseto. Buonasera Onofrio da Bari. Ciao Enrico, come stai? Bene, tu come stai? Benissimo. Stai in grande forma, sei ringiovanito Onofrio. Grazie. E saluto tutti i tifosi del Pescara, che ce li ho sempre nel cuore. Sappiamo che fai allenamento ogni giorno, addirittura hai un fisico migliore di quando giocavi, vero? Giocavo, sì, è vero, verissimo. Tu sai Enrico, quando uno lascia il calcio, se non sta sempre in forma, poi diventa un po' un problema. E io mi piace allenarmi, tu lo sai, mi hai conosciuto, sono stato 3 anni a Pescara e sono uno che mi piace molto lavorare e allenarmi. Poi ti farò parlare con qualche altro amico collegato. Insomma, tu hai vinto quel gran campionato con Galeone in panchina nell'86-87, poi hai fatto la Serie A, grande protagonista. Poi sei andato a Cremona e hai vinto anche a Cremona. Tu ovviamente hai iniziato a Bari perché vivi a Bari, quella è la tua città, però il tuo cuore è anche biancazzurro. È sempre Pescara, è sempre biancazzurro, perché mi ha dato la possibilità di giocare diciamo a livello di Serie A, ciò che la mia città non me l'ha dato, perché per colpa di un allenatore che non faccio nome perché non mi interessa. E io amo Pescara perché veramente i 3 anni che sono stato lì, il primo anno mi sono trovato un po' a disagio senza famiglia, e poi tu sai com'è andata Enrico quell'anno. Sì. Poi l'anno dopo siamo ripartiti con, non era facile, siamo andati con le macchine a Montefortino e tu sei stato presente dall'inizio e alla fine. Ecco perché io ti rispetto, ti ammiro, e perché sei una persona per bene, e sai la sofferenza che noi quell'anno, che abbiamo vinto il campionato, sì, però tu lo sai come siamo andati avanti. Certo. Adesso ti faccio rivedere, non so se le puoi vedere anche tu, penso di sì, quel gran gol con il Genoa, Maurizio D'Agostino. Oh, no, mi fai emozionare. Eccolo qui.
Te lo ricordi questo triangolo? Sì, bellissimo, bellissimo. Vabbè, per fare quel gol lì, noi abbiamo fatto almeno 15 tocchi. Adesso dicono che gioca il Barcellona, però anche noi giocavamo alla grande. Vedi, quando io vedo quell'emozione di quella gente lì, che veramente quell'anno ha sofferto con noi, io sono l'uomo più felice del mondo. Ecco anche perché un'altra inquadratura, guarda che stadio. È uno spettacolo, quello che io dico oggi ai giocatori che si sono a Pescara. Ragazzi, Pescara, indossare la maglia del Pescara è un onore, perché io veramente sono stato 3 anni e anche adesso che parlo mi vengono i brividi. Pescara è una grande città dove ti fa vivere bene, dove veramente se dai l'anima sei un protagonista in quella città. Questo è un messaggio che stai mandando anche ai calciatori di oggi. Di oggi, sì, perché ho visto 2 o 3 partite che non lo so. Guarda Enrico, io vedo oggi, non lo so il calcio di oggi com'era, com'è. Il calcio nostro era di tutta forza, di tutta volontà, di sofferenza. Invece adesso vedi questa leggerezza e non è bello. Io do un appello ai giocatori di Pescara. Ragazzi, Pescara è una città di Serie A, non è una città di C. Senti Onofrio, poi sei andato via, sei andato a Cremona, hai vinto anche lì. Sì, ho vinto lì, però non sono stato protagonista perché ho avuto tanti problemi fisici, poi non mi trovavo, diciamo, non che in quella città non era fatta per me. Poi infatti sono stato un anno, poi sono andato a Catanzaro e ho finito lì. E poi la famiglia Loseto a Pescara ha giocato al gran completo, da Pasquale Loseto, Giovanni, sì, abbiamo giocato tutti e tre. E poi tanti ex che oggi io mi vedo con Armenice, con Detrizio, con mio. Noi parliamo di Pescara perché Pescara veramente a noi ci è rimasta nel cuore. Io sono stato protagonista, ma anche i compagni miei parlano benissimo della vostra città. Ti lascio a Totò De Leonardis che ti ha seguito anche lui giorno dopo giorno. Lui è rimasto sempre uguale, baffo e capelli sempre uguali. Lo so, l'ho visto Antonio, in grande forma. Ma l'avevo visto anche quando sono venuto all'inaugurazione del libro. È vero Antonio? Libro, certo, certo. Tu sei sempre uguale, tu veramente, a parte adesso fai l'indossatore, quindi evidentemente ti prepari per indossare Antonio, i vestiti. Adesso lo dico in diretta. Il mio sogno e allenare i ragazzi del Pescara, ciò che il presidente gli ho mandato, non lo so se gli è arrivato un messaggio, perché Pescara veramente, Antonio, io ce l'ho nel cuore, io ho casa mia, e ti faccio vedere una cosa, Antonio, guarda, ti faccio vedere, vedi? Con Maradona, che bello. Io ce l'ho qua, guarda, e Pescara per me è rimasta sempre nel mio cuore e non la cambierò mai con nessuna città. Un messaggio al presidente da parte di Onofrio Loseto di poter far parte di questa famiglia biancazzurra. Presidente, io sono qua a Bari, mi piacerebbe allenare nella vostra città i bambini, perché oggi il calcio è dai bambini che bisogna ripartire. Perché anche questo fatto qua che c'è il lockdown è un po' difficile, però una volta finito bisogna ripartire dai ragazzi, dal settore giovanile, dove devono giocare noi italiani. Non per carità, io non ho niente contro gli stranieri, però dobbiamo dare anche spazio ai nostri ragazzi italiani. Mi sembra di rivivere un po', c'è posta per te, questa volta portiamo la busta al presidente Sebastiano. Così, ma giocatori come Onofrio Loseto, ma anche come Pasquale, come Giovanni, è difficile ritrovarli, a parte le qualità tecniche, ma le qualità morali. Ma sì, sono stati, a parte è un calcio che non vediamo più. Io ricordo appunto, prima che ho conosciuto è stato Pasquale, con Tom Rosati era veramente Pasquale era veramente guai a capitare dalle sue parti, insomma, perché tra lui e Pertuolo, ti ricordi Totò? Esattamente, che sì, bella sì. Coppia una coppia eccezionale, per cui, ma anche gli altri fratelli, anche Giovanni ha fatto un buon campionato qui, però Onofrio diciamo che la stella perché grazie Antonio. Tu eri il regista di quella squadra fantastica,
che insomma, bellissima. Noi ricordiamo, guarda, a Pescara tre formazioni, quella di Cadè, quella di Galeone e quella di Zemmo. Antonio, quella nostra, io lo so, ecco perché volevo ricordarti, perché quella nostra, siamo ripartiti, non si sapeva se facevamo la C o la B, però siamo ripartiti veramente, Antonio, a Montefortino, non so se eravate, io Enrico l'ho visto che è venuto a fare, ma non avevamo neanche i palloni. Ecco perché voi ci amate, perché avete visto come abbiamo sofferto noi quell'anno lì. Ma soprattutto per il calcio che avete espresso. Avete fatto un calcio che... Cioè, bellissimo, calcio bellissimo. Ma Antonio, io dico, adesso loro dicono, i tempi sono cambiati, tutto quello che volevamo. Il metodo di allenamento, che adesso ci va in palestra. Ma io preferisco i metodi miei, con la mia forza, con la mia volontà. Oggi ogni giocatore ha la sua preparazione, ma io preferisco il mio calcio. Senti, adesso Onofrio, ti faccio parlare con un tifoso interista, Riccardo Clinco, che è tra i nostri ospiti, che si ricorda bene quella prima partita di campionato Inter-Pescara 0-2, e Riccardo pensò, ma che squadra è questa, vero Riccardo? Vero, io mi ricordo di quel giorno che faceva un caldo pazzesco, io ero allo stadio, ero nei boys dell'Inter a tifare la mia squadra, l'Inter, e devo dire che forse sarà stato un destino poi che mi ha portato a Pescara, ma quella partita, l'Inter ne ha perse tante, devo dire, però quella partita me la ricordo come di aver visto veramente un Pescara a livello galattico, ci cioè avete proprio distrutto su tutta la partita. Grazie. No, però quell'anno lì, perché l'Inter non giocò in casa le partite di Coppa Italia, da quello che mi ricordo io, ed era la prima partita che giocava in casa a San Siro. E c'erano, io mi ricordo, quando sono entrati in campo, 80.000 persone. Non è facile giocare lì, eh. Poi con l'Inter, che era la prima in casa. Era la prima di Rummenig. No, non c'era Rummenig. No. Di Scifo. Scifo. La prima di Scifo, sì. Ma Scifo, sì. I tifosi dell'Inter l'hanno dimenticato. No, ma ascolta, c'è un aneddoto, Onofrio, non so io... se ti ricordi, perché il vostro portiere Giuseppe Gatta, che era l'esordio, qualcuno gli disse, Beppe, attenzione perché oggi giochi davanti a 80.000 persone. E lui candidamente rispose, ma io mica li conosco, quindi non c'è. Sì, è vero, è verissimo, io non li conosco, disse. Poi Beppe era all'inizio, era un ragazzo timoroso, però ragazzi, poi ha cominciato a essere veramente un grande portiere. Certo. Paolo, tu eri giovanissimo, ti ricorderai quella partita, no? C'ero. A Milano partì la grande avventura anche in Serie A. Sì, ma io ero allo stadio quel giorno, non tra i boys del leader, ma tra i tifosi del Pescara a San Siro. Non ero ancora, ero appena maggiorenne, avevo compiuto 18 anni da poco, e seguì il Pescara, ricordo bene, se non vado errato, i gol di Galvani e Sliskovic in quella partita memorabile. Io però volevo approfittare per fare i complimenti a Onofrio Loseto, perché bisogna dire, e non sto qui a fare della piaggeria, sentire parlare un giocatore che ha giocato tanti anni fa con il Pescara, un giocatore che è di Bari, una città sportivamente parlando, si intende rivale del Pescara, però sentir parlare un giocatore di Bari e dire ho Pescara nel cuore, sono quelle cose che fanno venire davvero i brividi, perché il calcio è una cosa che va al di là probabilmente diciamo dell'aspetto sportivo, dell'aspetto professionale. Vedere e sentire un giocatore che a distanza di tanti anni spende delle belle parole in maniera sincera, perché Onofrio Loseto ha giocato con il Pescara, ci hanno giocato i suoi fratelli, insomma ha fatto la storia del Pescara in quella stagione che secondo me, con quella proprio del Pescara ultimo di Massimo Oddo, a mio avviso sono state le due promozioni più belle, almeno per quanto mi riguarda. Sì. Sentir parlare un giocatore, una persona, un professionista che non è di Pescara, parlare in questo modo di Pescara, se permettete, giornata. A me fa venire i brividi. È uno che vive di emozioni, no? No, lo sai Enrico, io Pescara mi ha
mi ha dato la possibilità, te l'ho detto, di giocare a livelli professionisti, a livelli grandi, perché in Serie A non è facile quell'anno. Poi io davanti a me avevo un certo Leo Junior, Liskovic, Gasperini, ma io su quell'anno lì, su 34 ne ho fatti, non so, 29. Ho sempre giocato, se non avessi avuto dei problemi fisici. L'anno dopo perché non sei rimasto? L'anno dopo perché non sei rimasto? Non sono rimasto perché con il mister ho avuto, voleva che dovevo combattere con Miano. Non me la sentivo perché avevo la possibilità di andare a Cremona, poi avevo Udinese e io gli dissi: mister, dopo aver fatto, diciamo, un po' un campionato bene, non che non voglio combattere, io non me la sento di combattere con questo giocatore. Miano giocò pochissimo, quindi avresti giocato. Infatti, ha giocato pochissimo. Però io a novembre ho avuto, mi chiamò il nostro presidente carissimo, che non c'è più, Sibilia, sì, che mi voleva di nuovo a Pescara, solo che lì fu la Cremonese a rifiutare l'offerta. Ci credo, aveva un giocatore forte, quindi se l'è tenuto. C'è Andrea Costantini, perché siamo in chiusura, Onofrio, tanto noi organizzeremo un evento storico e lì dovrai arrivare anche tu da Bari come tutti gli altri. Ah, certo. Allora, Andrea Costantini, sull'attualità, credo ti voglia coinvolgere. Sì, sì, infatti saluto Onofrio Loseto, lo riporto all'attualità e a un nome che comunque a Bari è ovviamente arcinoto, quello di Cristian Galano, che è di Foggia ma è cresciuto calcisticamente nel Bari, ha giocato tanti anni nel Bari e si vocifera ormai da diversi giorni di questa possibilità anche di tornare a Bari in un eventuale scambio con Montalto, che sarebbe in uscita dal Bari. Ecco, come valuta questo eventuale scambio, un eventuale ritorno di Galano, e se Montalto può fare al caso del Pescara per come lui sta seguendo il campionato? Ascoltami, io purtroppo essendo fuori dal Bari non seguo molto la squadra della mia città, perché purtroppo sapete i dirigenti che ci sono. Segui solo il Pescara. Vedo solo, io non lo so, perché io ho visto due o tre partite di Galano, non mi è piaciuto, io dico la verità, perché Galano l'ho visto a Bari, fa la differenza perché deve essere protagonista, però fino adesso non l'ho visto. Ho visto la partita con l'Entella e un'altra partita. Non è Galano che conosco, che ho visto a Bari. Non lo so adesso, io questo ragazzo qua che mi avete fatto il nome, che fate lo scambio, neanche lo conosco, ti giuro, sono sincero, non seguo il Bari, io seguo più il Pescara. E continua così. Continua a seguire sempre. Ma sono sincero, io non nascondo, io tanto Enrico l'età ce l'ho, io non è che devo fare l'allenatore, io dico la verità, dico la sincerità di una cosa. Io il Bari non lo seguo. Però ribadisci il concetto ai giocatori del Pescara di avere questo senso di appartenenza alla io maglia. Ribadisco, no, ti dico la verità, bisogna amarla la maglia del Pescara. Perché Pescara, ho detto prima, si vive bene, si mangia bene, la gente è bravissima. Bisogna, purtroppo il calcio, devi essere tu a essere coccolato, dando il massimo in campo, così la gente ti ammira di più quando vai in città. Guarda che gol! Bellissimo, Ray, tu mi stai facendo venire i brividi. mi fai vedere questo, mi fai piangere, Enrico. Anche dopo tanti anni. Lo so, però... Non si può dimenticare, ma io sto vedendo, ma guarda quanta gente, ma quando bisogna rivedere di nuovo allo stadio di Pescara tutta quella gente? Guardala dal basso, l'azione, bellissima. Se lo facevo adesso lo vedevano in tanti. Esatto, guarda che balletto che fai dopo il gol. E poi tu vedi che io sono una persona per bene. Io ho abbracciato i bambini che facevano l'attaccapanne, certo. Che uno è il figlio della buonanima di Alberti. Sì, Alessandro Alberti, è vero. Onofrio, ti mandiamo un grande abbraccio da questo studio, grazie per essere stato con noi. Davvero. Enrico, io ti abbraccio, tu lo sai che ti voglio sempre bene, certo. E quando vuoi sono sempre a tua disposizione. Grazie. E saluto Antonio e gli altri ospiti. Grazie. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Anche per noi. Grazie a Onofrio Loseto. Ultimo giro con i nostri amici, abbiamo fatto anche un po' di revival. Allora, Pescara Cremonese, Totò, Riccardo e Paolo. Totò. Dimmi, no, ma... Adesso è difficile tornare con i piedi a terra.
Abbiamo un po'. Hai fatto la domanda, ma stavo parlando con Onofrio. Lo so. Che hai detto? Pescara Cremonese. Ah, mi dice Andrea Costantini che c'è l'intervista a Pecchia. La sentiamo, è brevissima, il nuovo allenatore della Cremonese in conferenza stampa. Ecco Fabio Pecchia. Da parte mia grandissimo, grandissimo entusiasmo. Vengo in un club e in una squadra che quando l'affrontavo da calciatore era molto molto fastidiosa, forse perché in quel momento c'era un allenatore che poi negli anni è stato per me un grandissimo maestro, Gigi Simoni, un grandissimo punto di riferimento, lo ricordo sempre con un grande affetto. E entusiasmo vero, grandissima passione, grande voglia, mi rendo conto che arrivo in un ambiente deluso, la classifica è inaspettata, però la realtà è sotto gli occhi di tutti, quindi dobbiamo rimboccarci tutte le maniche e lavorare sodo, e non vedo l'ora di entrare sul campo. No, noi dobbiamo pensare in questo momento, almeno per quello che riguarda il mio lavoro sul campo, l'obiettivo è Pescara, vivere in questo senso alla settimana, preparare le partite nel migliore dei modi, recuperare gli infortunati, giocatori importanti, fondamentali, e poi chiaramente con questo periodo di mercato, che è il periodo che poi riguarda un po' tutte le squadre di entrata e di uscita, che rende tutto il lavoro sempre più instabile, in questo l'esperienza del direttore per poterlo gestire al meglio questo momento, perché anche nella testa dei giocatori a volte si crea questa situazione di stabilità e dovremo essere bravi a gestire soprattutto questo finale di gennaio e poi il rush con tutto il gruppo a disposizione. Allora, velocemente in un minuto, Totò, Paolo e Riccardo, la Cremonese di Pecchia, il cambio dell'allenatore per questa partita di Pescara. Totò. Ma il problema Cremonese, al di là del cambio di allenatore, è proprio le aspettative che non riesce a mantenere. Cioè, la Cremonese anche l'anno scorso era la favorita del campionato e ha finito per giocare il campionato bruttissimo. Anche quest'anno è partita proprio tra le favorite e non sta ripetendo. Quindi voglio dire, quando una squadra di questo tipo non riesce a trovare quello che è il suo ruolo, cioè soffre, e quindi credo che sia un lavoro pesante per Pecchia. Mi auguro che insomma non riesca a far tornare alla squadra ai suoi livelli proprio domenica, speriamo magari dopo. Paolo? È una partita importante, ma come direbbe Breda, come ha detto alla vigilia della gara di Reggio Emilia, non decisiva, però un altro scontro diretto, i punti valgono il doppio, sarebbe importante anche alla luce poi delle prossime partite, sicuramente più difficile almeno sulla carta, di portare a casa una vittoria che varrebbe davvero tanto, ma essendo uno scontro diretto è altrettanto importante non perdere, perché un pareggio comunque non sarebbe risultato da buttare. Mi auguro da qui a domenica, perché no, di vedere in campo proprio nella partita con i grigiorossi anche qualche nuovo acquisto, soprattutto in difesa, considerando l'emergenza, anche se ovviamente non sarà semplice. Certo, proprio questo è l'aspetto più delicato, Riccardo, l'emergenza in difesa, e lì Breda dovrà inventare qualcosa. Sì, siamo purtroppo, ma ormai noi siamo sempre in emergenza, ormai è una cosa che si ripete addirittura dall'anno scorso. Siamo prima eravamo emergenza in attacco, adesso siamo bene in attacco, siamo emergenti in difesa. Purtroppo non riusciamo mai a mettere, tranne qualche rara occasione, una squadra competitiva in campo, competitiva devo dire con gli 11 migliori che potrebbe scegliere l'allenatore. Andiamo a incontrare una Cremonese che ha una rosa molto forte, hanno speso tanti soldi, hanno anche tante ambizioni, cambia allenatore, si soffre sempre quando una squadra cambia allenatore, e non lo so, speriamo di portare a casa un punto, meglio la vittoria, ma anche un punto, come ha detto Paolo, non disdegno, perché la Cremonese è veramente un organico forte,
onestamente è una partita difficile anche per la posizione in classifica delle due squadre, insomma, ed è fondamentale muovere la classifica anche alla luce di quello che sta succedendo dietro, che si stanno un po' muovendo tutte, l'Entella che ha vinto, l'Ascoli che è tornato, che hanno un po' staccate, che stanno tornando sotto. Muovere la classifica è veramente importante. Grazie Riccardo. Andrea, allora, per chiudere, in settimana si valuteranno le condizioni soprattutto di Bocchetti e di Balzano, no? Sì, Bocchetti, Balzano, direi anche Antei, sì. Anche se è evidentemente, insomma, difficile il recupero di quest'ultimo, si proverà a vedere su questi altri calciatori. Ricordiamo che c'è anche la situazione di Drudi, che purtroppo manca da quella gara con il Frosinone quando si infortunò in quel contrasto con Castanos, e insomma dovrà fare una sorta di ricognizione Roberto Breda per capire chi saranno i disponibili. Poi aggiungiamo che in questo contesto aver fatto uscire Ventola in direzione Arezzo forse, insomma, è stato un movimento azzardato. Si poteva magari aspettare qualche giorno in più, far passare l'emergenza pre-cremonese e magari provvedere a questo movimento in uscita. Però da questo monitoraggio usciranno fuori i disponibili per il reparto di difesa. Ricordiamo Scognamiglio 3 giornate, ma c'è un ricorso da discutere, comunque non ci sarà, e poi Bellanova anche lui squalificato per una giornata. Grazie Andrea. Allora, abbiamo avuto in trasmissione il direttore sportivo Ermanno Pieroni, l'agente Donato Di Campli, l'ex Onofre Loseto, ex di Pescara e Cremonese. Ringrazio Totò De Leonardis, Paolo Renzetti, Riccardo Clinco. Grazie. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie a Maurizio Daguì in regia. Quindi appuntamento a lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. A tutti. Ciao.